tutti. Benvenuti. Ci siamo. Provo ad alzare un pochino le antennine. Ok. Comunque mi sentite. Allora, buonasera, ripeto. Siamo qui questa sera per presentare il libro, come sapete tutti, il libro Oltre, del professor Vincenzo Ternellis. Io ho una lista infinita di premiazioni, di riconoscimenti che ha avuto nel corso degli anni, che non posso leggerli tutti perché non ci possiamo molto dilungare, però andremo a ricordare qualcosa. Allora, innanzitutto, per conoscere meglio il professor Vincenzo Ternellis, noi vogliamo dire che è di origine a Brescia, è nato a San Martino di Finita, quindi già questo fa parte di una comunità, di una minoranza etnica, la dice tutta. E magari poi dopo nel dibattito che avremo più avanti ne potremo anche parlare. Allora, il professor Vincenzo Ternellis ha studiato lingue e letterature straniere a Firenze, dove ha vissuto per diversi anni, impegnandosi anche nelle lotte studentesche del 90 al fianco del movimento LGTB, con la disadesione all'arcigay e alla lila. È stato in Kosovo, quindi ecco la sua origine a Brescia, gli ha dato la possibilità di approfondire, cioè in questi viaggi nel Kosovo, di approfondire la sua conoscenza con la comunità Arbrecht, ed è stato anche corrispondente, traduttore e speaker per una TV locale, giusto? Ten, perfetto. Possiamo dire ancora che tiene corsi di lingua e cultura albanese nelle scuole elementari e medie, e si occupa di tradizioni anche popolari albanesi, infatti ha scritto diversi libri che riguardano l'abbigliamento, culture, tradizioni di origini albanesi, e quindi ha partecipato anche a diversi concorsi proprio in lingua Arbresh, vincendo molti premi, diversi riconoscimenti. È attualmente responsabile esponente della Equality Italia in Calabria. Vincenzo, a questo punto io direi, ho detto qualcosina, l'ho detto, non posso dire tutto non lo diciamo, però diciamo abbiamo introdotto quello che è il personaggio, quindi vorrei passare subito alla presentazione del libro, che non spetta a me, anche se io il libro, questo lo voglio dire, l'ho letto, mi ha molto appassionato, mi ha molto emozionato, al punto appunto di essere orgoglioso stasera di essere qui a poterlo presentare al pubblico. Quello su cui mi vorrei soffermare giusto un attimo è il titolo, Oltre. Parlando con il professor Vincenzo Ternellis, quando ho avuto il piacere di chiedergli delle spiegazioni su degli approfondimenti o dei capitoli particolari del libro, ci siamo resi conto che diverse volte parlando usavamo il termine oltre, quindi effettivamente oltre è un termine che lascia molto spazio all'infinito e a tutto ciò che è indefinito. E voglio leggere per non sbagliare, quindi oltre significa anche non porsi mai i limiti, oltre significa non fermarsi mai davanti alle apparenze, ed è un invito ad accettare ogni diverso modo di pensare e di accogliere ogni differente modo di essere noi stessi e degli altri. A questo punto passo invece a presentare colui che si occuperà di presentare, quindi di approfondire il libro. E ho il piacere quindi di presentarvi Gianfranco Labrosciano. Gianfranco è fondatore del Centro Studi per l'Arte Contemporanea e si occupa appunto della promozione di artisti a tutti, a 360 gradi possiamo dire, quindi dalla mostra, ai libri, tutto ciò appunto che riguarda l'arte, anche la moda, eccetera. Bene, a questo punto io lascio la parola a Gianfranco Labrosciano, che ci allieterà con le sue spiegazioni e ci farà calare proprio nel vivo di quello che è il romanzo. A te. Grazie. Allora ragazzi, io dunque non mi soffermerò sulla vicenda di questa intricata e intrigante
scatola narrativa di Vincenzo Ferreris, convinto come sono che si tratta di un oggetto che riguarda il lettore e che quindi non va spiegata la trama, perché altrimenti si svuota il mistero che anima il romanzo e quindi la curiosità, e quindi perde l'interesse all'acquisto e al consumo del lettore, perde di mordente questa scatola a farsi aprire e a farsi mangiare l'arte da mangiare. Voi la potete mangiare l'arte se qualcuno vi dice è appetibile ma non vi spiega il sapore, perché se vi spiega tutto il sapore non vi sedete. Questo io penso quando presento un libro, a differenza invece di quando presento un'opera, una rappresentazione visibile, perché il visibile si lascia toccare, è un fatto anche tattile. L'opera si lascia guardare, una fotografia come una bella donna si lascia guardare, in un certo senso toccare, quindi anche divorare con lo sguardo. Il libro invece è una scatola che è bene, lasciare, per quanto mi riguarda, secondo il mio modo di pensare la critica, è bene lasciare non raccontato, non narrato, perché il narrato spetta all'autore. Quello che io posso dire di questo libro, di questa scatola, è che si tratta di un'epica. Un'epica circolare che comincia dove, che finisce dove comincia e viceversa, e gira, perché finisce con l'immagine di due bambini, no? Che sono poi due bambini che crescono e che raccontano, che si raccontano, di cui l'autore racconta l'intricata vicenda nel libro, ma sono anche due personaggi che sono stati nel tempo. E quindi in buona sostanza il libro svapora, evapora. Il libro non riguarda più questi personaggi, ma riguarda altro, e cioè un modus, un modo di essere, una qualità dell'esistenza che è anche circolare, che torna e ritorna come in fiumi, perché si tratta di un qualcosa che supera il tempo, qualcosa che sospende il tempo e lo trapassa, lo travalica, lo accetta, lo corteggia e lo distrugge e lo ricostruisce. Questo è il modo di essere dell'amore, che in questo caso, ma in questo caso, è perlustrato, circoscritto, indagato nelle caratteristiche di una diversità, all'interno di un'altra diversità che è quella etnica. Quindi, riflettiamo, uno spazio circolare in una diversità che si svolge all'interno di un'altra diversità, che è Gran Casino. Allora, ritorniamo. Qual è la diversità? La diversità di chi non si attratisce alla dimensione delle cose, vedete che non vi spiego, ma vi lascio nell'enigma. Perché poi questo siamo, un enigma. E se riusciamo a cogliere la indecifrabile verità dell'enigma, ci accostiamo al libro. No? Quindi io adesso vi dirò, stasera vi parlerò di una serie di astrazioni che poi magari se leggete il libro li ritroverete. Che cosa significa essere diversi all'interno di una diversità etnica, per esempio, no? Una diversità, che cosa bisogna considerare prima? La diversità etnica o la diversità di genere o di species? La diversità etnica è la diversità di una collettività che non si riconosce all'interno di un territorio nel quale vive e che si aggrappa alla propria differenza, si sostiene alle colonne della storia,
della propria etnia per affermare la propria diversità come elemento del proprio orgoglio di esistere in questa intricata cosa che siamo, numerosa e una. E allora, nel momento in cui si accetta la propria diversità e si lotta per questa diversità, si scopre che all'interno della diversità ci sono diverse diversità. Come è possibile? Io affermo contro coloro che non vogliono riconoscere la mia diversità, la nostra diversità, e poi mi riconosco dentro questa noi una diversità che non accetto. C'è una contraddizione di fondo. E allora la lotta, il conflitto che si svolge all'interno di questo campo di battaglia, di questa cosa intricata, è il conflitto di sé con l'altro e il conflitto di sé con noi, o con noi con gli altri. Ci sono diversi livelli di conflittualità che l'autore affronta e che risolve in una dimensione circolare. Perché dicevo circolare all'inizio? Perché nel momento in cui io affermo, io collettività, affermo la mia diversità, confermo il mio essere diverso nei riguardi degli altri e nego la diversità dell'altro, dell'individuo, che cosa succede? Succede che c'è qualcosa che stona. Questo qualcosa che stona è antistorico, è contro la modernità, è contro il fluire del tempo, e mi obbliga a retrocedere sulle mie diversità per lavorarle. Questo è questo che succede in questo libro, una collettività che è costretta a elaborare la propria diversità e ad accettare la diversità dell'individuo perché elabora la propria diversità. E questa è la problematica. È come se all'esterno di questo territorio si elaborasse una diversità e si venisse qui perché si è capito la diversità di cui stasera parliamo, cioè di cui fra poco parleremo. Ecco perché io ho voluto parlare prima di tutto del romanzo, per dare dignità allo scrittore, per dare dignità al romanzo, indipendentemente da quello che è poi l'argomentare, la discussione intorno alla diversità, perché non avremmo fatto separazione. La separazione la facciamo nel momento in cui noi parliamo del romanzo come fatto in sé, quindi del racconto come fatto in sé, con i suoi elementi metalinguistici e con i suoi elementi grammaticali, del fonema e del raccontare. È ovvio che quello che io vi ho detto è un raccontare per via di traverso. Io vi ho spiegato il racconto, ma non ho voluto raccontarvelo. Non ho voluto raccontarvelo perché vi stimolo a leggere. Vi stimolo a leggerlo. Certo, una cosa bisogna dirlo. L'autore è rappresentante di una civiltà, dell'etnia, che afferma la propria diversità, questo pur dialogando con altre diversità. Questo è importante, perché se l'autore non fosse stato a Brescia in questo caso, se avesse scritto questo, non avrebbe la stessa sostanza. Secondo me non avrebbe la stessa, perché c'è in questo libro un posizionamento storico dell'individuo autore che racconta questo, gli eventi che si verificano. E poi c'è nello stesso tempo un oltrepassamento dei confini sui quali si posiziona quello dell'Albrecht per superarsi e andare in una storia, in una collettività, in una storia che è di tutti. Questo secondo me è il valore di questo oltre, cioè l'andare oltre i confini, oltre i limiti, oltre la soglia, oltre la propria appartenenza anche di genere, per invadere i territori comuni che sono quelli dell'amore, secondo me, no? E allora si può? Sì. Si può? Si deve, sì. Se no non sento. E allora da
questo momento in poi si può invece parlare del valore dell'aldilà della soglia. Però questa premessa secondo me era necessaria. Questa premessa bisognava fare per questo intero pregio di questo romanzo. Si affermano certi valori che superano non solo gli individui, ma superano anche i modi di essere di un'etnia, no? E allora, una volta stabilito questo, si entra nel genere. Quando si entra nell'etnia, nell'etnia che cosa succede? Riconosce la propria diversità e in base alla propria diversità accetta la diversità dell'altro, perché altrimenti starebbe nella pozzanghera di Narciso, cioè sarebbe nel conflitto. Se l'etnia avesse fosse comportata come no, non accettiamo la diversità, sarebbe stato un impallidamento dal quale sarebbe stato veramente difficilissimo uscire. Invece l'etnia accetta la propria diversità e per questo accetta l'altro, accetta l'altro, il quale muore non perché l'etnia lo uccide, ma per salvare la vita. Perché quando i protagonisti alla fine dicono salviamo, perché non lo dico, non racconto, ma dicono salviamoli perché stanno per morire, è una morte fisica, ma è una morte che va oltre, secondo me, secondo le intenzioni dell'autore, è una morte vita, è un morire per rinascere, per ricomporre la frattura, per ricomporre i frammenti di soli stessi dell'individuo come della collettività. Dopodiché mi avete preso per un idiota o per un pazzo, ma a me non interessa poi molto, perché adesso invece a me interessa sentire l'autore e voi che venite a parlare, che verrete a parlare di questa bella diversità che siamo. Grazie. Buonasera, grazie anche a lei che ha accolto probabilmente quello che volevo esprimere, anzi proprio adesso ascoltandola riflettevo su altre cose che ho scritto, su cui sto lavorando, e in fondo questa questione, sia la circolarità, ma soprattutto la questione della differenza nella differenza e nella differenza, quindi essere discriminato tra i discriminati, riflettevo che è una costante mia, sarà per le esperienze di vita, anche se credo che certe problematiche si vivano tuttora. Anche il romanzo, no, è ambientato nel 500 per rendere più forte questa idea, perché erano tempi ancora più duri di oggi, ma eravamo proprio nel periodo dell'Inquisizione, quindi gli Ardèche erano già assillati per il rito religioso, in quanto Ardèche per il rito religioso, e poi i ragazzi ma erano anche oppressi tra gli oppressi, perché c'è comunque un barone, una baronessa, cioè che governano, che hanno il potere economico, politico, religioso. Quindi sembra un cane che si morde la coda, e bisognerebbe riflettere sulla questione che ognuno di noi è vittima di qualcuno, di qualcosa, di un sistema, però se non sta attento può essere carnefice lui stesso. Pensate anche oggi, no? Un immigrato in Italia è già discriminato in quanto immigrato, no? Poi si inventano che ruba il lavoro, che non è onesto. Pensate un immigrato anche gay. Cioè diventa doppiamente discriminato, anche da chi è già discriminato, perché questo succede anche in Calabria. Io da ragazzo andavo in Germania a lavorare, mi rendo conto eravamo discriminati a scuola qui in quanto a Brescia, ghetti, in senso dispregiativo. Andati in Germania, eri finalmente lì, non è. C'era di tutto, qualsiasi etnia, è discriminato in quanto italiano. Poi andavi dopo, che ne so, all'università, a Firenze, a Milano, è discriminato in quanto meridionale, cioè alla fine comunque andavi,
dovunque vai tuttora, purtroppo ancora è vero, diventi, e poi sei discriminato in qualche modo, però rischi anche tu di discriminare altri. Quando ne sentiamo qui contro gli immigrati, ma pure in Germania stesso senti a volte italiani che cercano di emanciparsi, rassomigliare ai tedeschi, agli svizzeri, e criticano gli altri italiani, usando i termini che al nord usano contro i meridionali in genere. E quindi riflettevo che ho un racconto che è stato premiato a Roma, un concorso indetto da di Gay Project, con, ideato da Delia Vaccarello. Lì è un viaggio in Kosovo, e in Kosovo era la stessa cosa, cioè eri accettato in quanto a Brescia, quindi albanese come loro che vivevano l'oppressione del regime di Belgrado, e a livelli terribili, l'89, prima della liberazione ovviamente, però poi notavi che c'erano molti pregiudizi verso i gay, però anche lì, come in questo romanzo, alla fine comunque tu eri una Brescia, eri potenzialmente anche tu una vittima dei serbi, quindi tornava la solidarietà del gruppo, dell'etnia, così come torna poi, come si manifesta in questo romanzo. Ora c'è un altro sempre in cantiere, sta partecipando a un concorso, spero vada bene, ambientato a Firenze, e anche lì c'è sempre questa problematica, sì, però poi giustamente non è che c'è solo il sociale, ovviamente ci sono una serie di aspetti, perché poi l'importante, non quello è il fondo, però poi l'importante per me è la storia d'amore, è l'amore, il sentimento, è come può evolversi questa storia tra i protagonisti, le difficoltà che puoi incontrare, ma anche le soddisfazioni. Io non so, cioè, volete sentire altro? Mi fermerei qua, solo vorrei chiarire una cosa, perché parlando io stesso non vorrei aver dato un'impressione errata, non sono pessimista, almeno credo, cioè quando dico discriminati nella discriminazione è per riflettere su alcuni argomenti, su alcune situazioni, per non rischiare di cascarci e di diventare la stessa vittima carnefice. Io però sento, vorrei dire una cosa, in un momento storico come quello che stiamo vivendo, nel quale si afferma forte l'esigenza, per esempio, di andare alla soluzione del matrimonio gay, è proprio l'amore, non è più, è proprio l'amore che è il perno attorno al quale gira, ruota tutta la sostanza. Per cui la forza di questo romanzo, secondo me, non è tanto quello di affermare la diversità, perché la diversità è già affermata, noi l'abbiamo già confermata da gran tempo e affermata, e invece, ancora una volta, se marcia, se ne fosse bisogno, quello di confermare la centralità dell'amore nei rapporti umani. Per questo romanzo va oltre, va un metro più in là, secondo me, rispetto alle stesse problematiche. Sì, no, giusto. Era quello che stavo cercando di dire, in quanto che poi, quello che, perché giusto, l'abbiamo già interiorizzato, le diversità, la discriminazione, anche le soddisfazioni a volte di essere diversi, comunque sì, il perno centrale, il tema centrale è l'amore. Poi giustamente qualcuno potrebbe pensare, perché nel 500? Perché c'era l'Inquisizione, ma oggi non è che stiamo, ovviamente non siamo a quei livelli, però già in Italia le religioni, le confessioni, le chiese, diciamo, remano contro, insomma, attaccano di specie continuamente, però pensate che succede in alcuni paesi di confessioni diverse, ma non solo le confessioni, pensiamo all'est, quello poi sarà nel viaggio in Kosovo, nel prossimo, sì, lì proprio delle leggi, col comunismo, cioè delle rivoluzioni che hanno cambiato la storia, però poi si sono trasformate. Lo stalinismo, la sappiamo la storia, quei regimi vietavano proprio delle leggi, alcune ancora ce l'hanno in vigore, qualcuno l'ha eliminate, e quindi sono purtroppo tematiche ancora
problematiche ancora attuali, però appunto ribadisco come ancora una volta il tema centrale è l'amore lì in Kosovo, è l'amore a Firenze, insomma, in Germania, è l'amore. L'amore soprattutto. Poi vi invito ovviamente a leggere, vedrete, constaterete voi se è questo, se non è, o se c'è dell'altro. E vi auguro buona lettura. Grazie. Bene, facciamo un applauso. Grazie a Claudio, grazie per la presentazione del libro, grazie a Enzo, se ti invito ovviamente a rimanere qua, perché tra un po' daremo voce appunto al dibattito. Anzi, invito gli esponenti delle varie associazioni ad accomodarsi al salottino, chiamiamolo così, e magari, allora, di volte vi chiamo per l'associazione Getti Diritti, Marco Marchese, e poi abbiamo per l'associazione Arcigay Lavinia Durantini e Silvio. Francesca, ma non rappresento nessuna associazione. Francesca, che non rappresenta nessuno, ma avrà sicuramente qualche cosa di interessante da dire. Silvio, benvenuto. Chi manca? Abbiamo tutti. Per il Movimento Omocrazia, Domenico Biondi. Ecco, un sostegno, che si ha sempre bisogno di un sostegno. Allora, quindi buonasera, grazie di essere intervenuti a questo piacevole dibattito. Allora, tra un po' darò la parola a ognuno di voi. Quello che voglio anticipare è che l'importanza della presentazione del libro è, diciamo, che si va a collocare in questa data, in questo giorno, che rientra in un contesto molto importante, perché il mese di maggio è il mese dedicato alla lotta contro l'omofobia, in particolare il 17, ma poi questo lo lascio a voi dire, è la giornata proprio mondiale contro l'omofobia. E allora io lascio la parola, iniziamo dall'associazione Arcigay, Lavinia Durantini, ti passo il microfono e vuoi dire qualcosa, grazie. Intanto grazie, buonasera a tutti, grazie dell'invito e grazie di averci fatto partecipare a questa presentazione del libro e a questa giornata. Come giustamente diceva Maria, si incastra in un mese molto importante, in realtà anche il giorno prima della data specifica della giornata mondiale contro l'omofobia. Questa giornata ormai è stata istituita da tantissimi anni, viene vissuta in tutto il mondo, viene celebrata in tutto il mondo. E questo dà il senso di quanto ancora sia necessario affermare e portare avanti i diritti e le battaglie del LGBT, nonostante non siamo più nel 500, che è una grossa idea di quanto in realtà il mondo che sembra così evoluto e così andare avanti su alcune cose ancora di stagna in vecchie teorie, lo fa con gli stranieri, lo fa con gli omosessuali, lo fa con tante persone. Giustamente si parlava prima del libro, dell'amore come cosa portante, della relazione che deve essere il fulcro. Un'altra cosa che io ho notato in realtà è il fatto che Vincenzo, giustamente nel descrivere questa storia, ha fatto una cosa che spesso non si trova nei libri, anche quando hanno all'interno una storia omosessuale. L'ha raccontata senza venti, senza strizzare occhi per benisti, senza smorzare alcune cose, il racconto dei rapporti sessuali, il racconto del fare l'amore di questi due ragazzi, il racconto del prendere confidenza con il proprio corpo e con la voglia di avere un rapporto con un corpo maschile. Non viene né minimizzata né limata, viene detta per quello che è, perché giustamente l'amore è la parte importante di ogni relazione. E nascondersi dietro un dito quando si parla di solo omoaffettività, perché l'omosessualità fa pensare al sesso. Si fa sesso retrosessuale, si fa omosessuale, è naturale, è giusto, è normale. Ed è giusto che ci si cacci un po' di malizia anche in questo senso. Io sono felice di vedere della gente qui che sia così interessata a questo tipo di argomenti e che partecipi a attività che, per esempio, noi abbiamo. Ci siamo permessi di inserire in un calendario mensile delle attività contro l'omofobia, proprio perché questo mese siamo riusciti a renderci conto, grazie anche a una riunione con altre associazioni, quindi con Omocrazia, con le quali, con certi diritti, con l'organizzatore delle serate, delle quiz staff, che in realtà la nostra città
con tante attività, una città con tanta voglia di fare e di dire, che non si nasconde, che parla apertamente di concessione per portare avanti questa idea. Per cui credo di non, essere, poter essere più fiera di Cosenza come questo mese per tutto quello che stiamo facendo. Io colgo il complimento, me lo prendo tutto io, ma lo condivido naturalmente con tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione di questa manifestazione, perché credo che è importante, di far piacere che sia stato colto in maniera così eclatante, che diciamo persone che non fanno parte magari proprio delle associazioni, quindi gente come noi, si sono interessate a questo argomento, ci siamo inseriti piano piano e integrati assolutamente con molto piacere, e ci ha fatto molto piacere proprio il fatto che avete inserito questa manifestazione proprio nel calendario, perché ci avete dato, posso dire, importanza sicuramente, e quindi con molta fierezza noi abbiamo portato avanti questo evento e questa manifestazione. Allora, c'era anche Silvio che voleva fare un intervento, è sempre Associazione Arcigay. La parola a Silvio. Salve, buonasera a tutti. Io sono Silvio, sono consigliere OSS Arcigay Cosenza. Sono contento di essere partecipata alla presentazione e al dibattito sul libro Altro, un libro che io ho letto. A parte il momento storico comunque di questo libro, a parte comunque la tragedia finale che l'ho avuto comunque, quello che mi ha colpito tanto è l'amore di queste due persone, perché comunque nel libro si parla soltanto di amore e si parla comunque di paura di vivere questo amore. Però loro lo fanno tranquilli e sereni, anche se comunque hanno molta paura. E la cosa che volevo dire io è il messaggio positivo che lancia questo amore, ed è una sorta di coming out, la cosa per cui noi ci battiamo moltissimo, è venire allo scoperto, perché comunque non siamo persone diverse, nel senso abbiamo due occhi, abbiamo due braccia, due gambe, abbiamo letto con persone del nostro stesso sesso, però non credo sia una diversità molto molto forte da evidenziare. È questa sorta di coming out che loro due fanno alla loro migliore amica a un certo punto, ed è un messaggio positivissimo in cui la loro amica dice di essersi accorta del loro amore e che comunque non c'era bisogno di nasconderlo, ma che in realtà forse erano loro due che avevano, i due amanti che avevano qualcosa di cui aver paura inconsapevolmente, comunque loro avevano paura di questo amore. E alla fine lei, la mia amica, dice: non c'era bisogno comunque che avevate tutta questa paura di rimanere nascosti, perché io me ne ero accorta, vi amo e vi voglio bene, perché comunque siete miei amici in quanto persone, non in quanto omosessuali o eterosessuali. Quindi questo è il messaggio positivo che lancia, a parere mio, il libro Oltre. Vado via su questo pezzo. Grazie. Allora, soffermandoci su questo aspetto del libro, quindi sulla storia d'amore, effettivamente è una storia d'amore la loro tormentata, ma come del resto lo erano anche un pochino le altre, cioè nel senso il contesto storico di cui noi stiamo parlando è un contesto in cui parliamo di matrimoni combinati, quindi comunque al di là di tutto, della storia in particolare che si vive, diciamo, in questo racconto, in quel periodo, cioè, i matrimoni erano combinati, quindi molti e moltissime persone vivevano comunque storie tormentate, perché magari erano costrette appunto, cioè, a sposare persone che non amavano assolutamente, si combinavano questi amori solo per mantenere rapporti equilibri eterosessuale, assolutamente, e questo è l'argomento del doppio dramma, assolutamente, cose che in un certo senso e forse esistono anche adesso. Infatti io volevo fare una domanda, ma poi man mano, diciamo, avete già risposto in un certo senso a questa domanda, cioè il libro appunto è ambientato nel 500, dove c'erano appunto queste... era un periodo storico particolare e quindi c'era ancora moltissima paura ovviamente di venire allo scoperto. Oggi abbiamo superato il 2000,
la domanda che volevo fare era, cioè, è cambiato veramente qualcosa secondo te? A me lo chiedi? Sì. Io single ero nel 500, single sono oggi, per me non è cambiato molto. Quindi certo la percezione cambiata, la percezione caspita, vorrei vedere, però la società ancora no. Io invece penso proprio completamente diverso, sì. Io faccio parte di quella società invece che non ha assolutamente nessun tipo di proprio nessuno. Io faccio parte della società che accetta tutte le diversità, non accetta le volgarità delle diversità. 30 anni fa hai scritto sull'argomento. Volevo ricordare. Sì, io invece quello che. Sì, ma perché? Ti ricordi? Perché non lo faccio a tu. No, vabbè, quella della diversità, essendo un argomento che mi ha indicato il discorso che oggi io dico, perché io parlo dell'amore? Perché questo è un libro nobile, non c'è nessun elemento né di condensazione né di volgarità. Però guardiamo che cosa succede in Facebook, per esempio, perché Facebook è la palestra del nostro tempo. Guardiamo i linguaggi di Facebook e guardiamo i linguaggi letterari, perché questo è quello che... dove noi ci esprimiamo sulle piazze, una delle piazze della contemporaneità, della modernità, è Facebook. Andiamo a vedere come si esprimono i gay e vediamo come si esprime nel romanzo, quando è storia della letteratura italiana. E guardate che c'è una diversità, che è un fatto di linguaggi. Allora, in questo senso, io, uomo della contemporaneità, partecipo di questa diversità, che ricordo il Narciso, perché mi specchio nell'acqua e non cado nella diversità, cioè non mi faccio prendere, non naufrago in questa... perché trovo il modo di rispecchiarmi e di guardarmi come uomo della modernità. Chi ha orecchi per intendere? Sì, quindi praticamente possiamo dire che dobbiamo accettare la nostra diversità, ma ovviamente assolutamente. Nella normalità. Quindi ammettere la diversità, ma accettarla con tranquillità. Assolutamente. Siamo tutti uguali, tutti diversi, cioè possiamo dire tranquillamente tutti uguali o tutti diversi, cioè ci siamo unici, ognuno unico nel suo modo di essere. Certo. Io voglio solo dire una cosa, il da è vestito di nero, oggi non c'è più. Il capellone oggi non c'è più. Oddio, lei però un po' d'acce stasera. Ma perché è elegante? Infatti si corre il rischio di insistere su una diversità da parte di una categoria che non è più avvertita, almeno da un uomo moderno, come diversa. E questo, il linguaggio è sottile, il concetto che io cerco di comunicare, ma c'è. Se io negli anni 70, perché voi non eravate nati, ma negli anni 70 io contestavo, nel 68 facevo il contestatore, perché facevo parte di giovani della mia età che ci sentivamo diversi, perché c'è una società che non capiva che noi avevamo bisogno di indossare, di mettere il capello nero, ed era bello sentirsi partecipare di questa politica. Oggi la società invece, secondo il mio punto di vista, di uomo contemporaneo, non ha bisogno delle diversità, perché le accetta, ci vive nella multidiversità, nella multiculturalità, ed è fiero di essere in questo momento storico. Capito? È certo che poi c'è anche il fatto che noi ne parliamo. Più che altro, ecco. Perfetto, quindi è una questione istituzionale, cioè il momento in cui le istituzioni riconosceranno a tutti gli effetti
una questione politica, diciamo, anche se vogliamo, altrimenti si è ben capito che la società è comunque aperta, ormai siamo pronti, possiamo dire, non molto, vabbè, poi certo dipende magari da... Sì. Abbiamo conquistato, a mio avviso, fino a quando una donna tra paura dello stupro, non, tutto questo non ha senso. E quindi è lo stesso disprezzo subentramente ci siamo. Assolutamente. La parola a Marco, anche se per certi diritti calabri. Grazie. Sono stato, diciamo, particolarmente stimolato dal dibattito fino adesso e ci sono alcune cose che volevo dire. Beh, prima di tutto grazie all'agenzia per aver organizzato questo evento, grazie per l'invito, grazie a Vincenzo e il libro oltre. Prima di tutto si caratterizza per la longevità, perché è parecchio tempo che lo si presenta e questo è positivo, perché significa che il libro ha vita. E quindi cioè, invito veramente a chi non l'ha letto a comprarlo, a leggerlo, perché io l'ho letto, l'ho trovato particolarmente interessante, spiegherò anche perché. Volevo spiegare cosa ha insegnato a me questo romanzo. Vabbè, il professor Laprociano ha spiegato quasi tutto, io introdurrò degli elementi diversi e forse anche un elemento, non lo so, poi valutatelo voi, forse politicamente scorretto, ma io non sono molto, diciamo, diplomatico nelle mie cose, sono molto spiccio, quindi andrà così. E cosa ci insegna la storia fra Stefano e Aristei? Ho detto i nomi, ma non ho svelato nulla, non svelerò nulla neanche nella trama, a meno che mai Epigolo ci mancherebbe. E ci insegna sicuramente il concetto di amore. Io mi sono posto una domanda, la domanda che ponevo di prima, no? Ma che cosa dal 500 fino ad oggi, che cosa è cambiato? Nella società è cambiato praticamente tutto, non c'è niente, assolutamente niente come prima, tranne alcuni elementi. L'elemento dell'omosessualità, diciamo, perché c'era anche da molto tempo prima del 500, c'era nel 500 e c'è ancora oggi, e poi... Che cos'è che non è cambiato? I sentimenti, per cui l'amore, questo è assolutamente vero. E un po' domina tutto quanto il romanzo, però dopo ha il suo epilogo. E oggi però non è una giornata qualsiasi, e questa presentazione non cade, voglio dire, in un giorno qualsiasi, perché oggi è la vigilia del 17 di maggio, dove domani si celebra, si ricorda la giornata mondiale contro l'omofobia. E che cos'è questa giornata se non lo specchio anche di questo libro? Nel 1990, mi piace ricordare che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, adesso ci darò questo perché poi voglio arrivare ad un punto, no? La mica sorride perché questo ragionamento l'ha ascoltato in un'altra occasione, diciamo, recente. E spero che gli sia piaciuta da attivista del movimento LGBT. Allora, nel 1990 non uno studio medico qualsiasi, non un'autorità qualsiasi, ma l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha sancito un principio, ha tolto l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali e poi ha fatto di più, ne ha dato una definizione ufficiale. Sono passati 23 anni da questa definizione ufficiale. La definizione ufficiale dell'omosessualità è, per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, due punti: una variante naturale del comportamento umano. In questa frase, che sono soltanto quattro parole, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha risolto tutto sul quale noi da 23 anni ci annoveriamo. Perché l'organizzazione, quando parla di variante naturale, ha attaccato proprio quell'etichetta per i quali gli omosessuali sono bistrattati. Non è naturale, non è normale, non è nella natura. Secondo elemento, variante naturale del comportamento umano.
questo è veramente essenziale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità poteva scrivere variante naturale della sessualità umana, invece ha scelto di proposito di utilizzare il termine comportamento, che è una cosa completamente diversa, perché il comportamento umano lo racchiude in tutta la sua umanità, non esclude nulla. Se invece il termine usato fosse stato variante naturale della sessualità umana, allora ci sarebbe stato l'alibi sempre di qualcuno che avrebbe potuto dire che è una perversione, per esempio. Allora dobbiamo capire bene di che cosa stiamo parlando, perché adesso dico la parola del peccato, e non solo dico la parola del peccato, ma una parola di cui anche nel movimento LGBT, lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, ma qui lo sappiamo perché la comunità attivista gay locale c'è praticamente tutta, e forse il rischio di questi incontri è che non c'è la comunità eterosessuale che dovrebbe venire di più a questi incontri. Dirò una cosa che forse non piacerà. Andava bene nel 1990 la parola omofobia, ma non nel 2013. Nel 1990 lo capisco, ma oggi la parola omofobia è una parola sbagliata per descrivere l'odio nei confronti della comunità omosessuale, gay e lesbica. È una parola profondamente sbagliata, perché alla base del comportamento di odio nei confronti degli omosessuali non c'è nessuna fobia. Altrimenti si corre il rischio che da qui in avanti faranno, non lo so, i gruppi di autoaiuto a quelli che agli omosessuali gli danno le mazzate. Perché è un po', cioè, se è una fobia, per cui una paura incontrollata, ma questa è odio di tipo razziale, non può essere accostata ad una fobia come l'idrofobia, se ho paura dell'acqua, o paura dei ragni, o paura dell'agorafobia, o paura, insomma, degli spazi dove c'è molta gente. La cosa è, l'omofobia è una parola profondamente sbagliata, che non descrive di che cosa stiamo parlando. A me piace ricordare, e in ogni occasione cerco di farlo, la storia di una donna eccezionale, e si chiamava Rosa Parks. Rosa Parks a Montgomery, negli Stati Uniti, nel 1955 ha fatto un atto rivoluzionario, era una signora di colore che cosa ha fatto? Probabilmente aveva lavorato quel giorno, stava stanca, stava sudata, magari stava pure di cattivo umore, non c'erano posti per i neri sull'autobus, e si è seduto su quel posto riservato ai bianchi perché era libero. E non si è schiodata, e ha fatto un atto rivoluzionario, ha dato la stura al movimento dei diritti civili negli Stati Uniti, che poi si è propagato in tutto il mondo. E che cosa c'entra questo qui con il ragionamento della comunità LGBT, e che cosa c'entra questo qui con le discriminazioni nei confronti degli omosessuali? C'entra, perché lei, la donna nera, con questo atto rivoluzionario di sedersi su quel posto riservato ai bianchi, non si è voluta alzare, gli è stato intimato di alzarsi, si è fatto la galera, e poi la Corte Costituzionale degli Stati Uniti ha sancito il principio che i neri, il principio di parità fra neri e bianchi. Con quest'atto rivoluzionario lei che cosa ha fatto? Ha introdotto il diritto alla dignità della persona, e il diritto della dignità alla persona si traspone oggi anche e soprattutto agli omosessuali e a tutti quegli altri elementi che ci sono per altre persone che nella società sono discriminate. Allora, dove voglio arrivare con il mio ragionamento, che termino? Se l'Organizzazione Mondiale della Sanità sancisce 23 anni fa che l'omosessualità è una variante naturale del comportamento umano, per cui chi è omosessuale è assolutamente incolpevole, come chi nasce con i capelli rossi, come chi nasce con la pelle nera, come chi ha pochi capelli, come chi ne ha tanti, come chi ha il naso storto, come chi è basso, come chi è alto. Allora qui stiamo parlando non di omofobia, di una paura incontrollata, ma stiamo parlando della parola del peccato che citerò adesso, e che è il razzismo. Semplice. L'odio
l'odio, professora Luciano, l'odio nei confronti della comunità gay e lesbica lo dobbiamo mettere in testa. Affonda mani e piedi in quel brodo di cultura che si chiama razzismo, non bisogna dirlo senza mezzi termini, e per tale l'ha trattato. Quindi l'ultimissima cosa che voglio dire dopo mi taccio è che se c'è bisogno oggi di una cosa in Italia e che purtroppo manca è anche l'attivismo che è lesbico nella società. Perché iniziative come quelle di oggi, iniziative come quelle che si faranno domani, prima di tutta Italia, non bisogna aspettare il 17 maggio per farle, ma bisogna farle nella quotidianità. Noi oggi qui raccogliamo una buona parte dell'attivismo calabrese e se ci contiamo, voglio dire, capiamo noi stessi quanto profondamente inadeguato è questo attivismo nella rivendicazione dei diritti. Perché chiedere un matrimonio egualitario non è soltanto un principio o un pezzo perché io ho il desiderio di sposarmi, ma è un principio di uguaglianza per i cittadini, dove, come diceva lei prima, oggi non abbiamo più nella nostra società la necessità di distinguere il diverso, perché il diverso poi in sostanza non esiste, perché siamo tutti diversi, come diceva Silvia. E ricordiamoci un'ultima cosa, che noi viviamo in Italia e siamo molto molto fortunati, perché tutti i giorni ci sono paesi e ci sono l'omosessualità nel mondo, l'Organizzazione stessa Mondiale della Sanità dice che più o meno gli omosessuali sono fra il 5 e il 10% della popolazione mondiale e sono in enorme misura in Sud America, negli Stati Uniti, in Italia, però anche in alcuni paesi, l'Arabia Saudita, dove c'è la pena di morte per detto di omosessualità. In Iran c'è noi come associazione radicale cristianista abbiamo dedicato la nostra associazione ad un ragazzo che 6 anni fa è stato impiccato con la persona con la quale si diceva avrebbe compiuto degli atti tra virgolette impuri per la legge islamica, e sono finiti appesi ad un palo sulla pubblica piazza. Quindi questo ricordiamocelo sempre, ricordiamoci che esiste l'olocausto per cui decine di migliaia di omosessuali che sono stati sterminati nei lager nazisti, e se non è questo qui razzismo, allora aboliamola la parola omofobia e chiamiamo le cose con il loro nome e cognome, ma soprattutto trattiamo chi discrimina le persone omosessuali come persone razziste. Bravo. Accettiamo e penso che condividiamo tutti questo concetto, quindi, di razzismo, che è un po' quello che dicevamo anche all'inizio, cioè nel senso di discriminazione nei confronti delle minoranze etniche, linguistiche. Cioè il razzismo c'è, purtroppo dobbiamo ammetterlo, c'è in diverse e si manifesta, diciamo, in diverse occasioni, quindi il razzismo contro tutto e contro tutti. Quindi l'invito, ecco, sicuramente, come diceva Marco, che dobbiamo cogliere e che dobbiamo lanciare anche all'esterno, è appunto quello di partecipare in maniera più attiva a queste manifestazioni, perché oggi sono amica di Marco, posso essere amica di Lavinia, ma domani il problema potrebbe essere di mio fratello, di mia figlia, e quindi magari costruire una società dove si riesce a vivere questo problema, tra virgolette, con più serenità, quindi sicuramente è un modo per garantire a tutti una maggiore tranquillità, chiarezza dei sentimenti e comunque di accettazione, con una società più serena e più tranquilla. Rimane l'intervento di Movimento Omocrazia, quindi Domenico Biondi. Buonasera a tutti, io sono Domenico Biondi del Movimento Omocrazia. Io ringrazio ovviamente chi ha voluto che noi fossimo qui questa sera, ringrazio voi, e vorrei allacciarmi al discorso di Marco, perché Marco diceva: aboliamo la parola omofobia,
giusto. Invece penso che per arrivare all'abolizione della parola omofobia, quindi per vincere le nostre battaglie sul territorio, la prima parola che vada abolita è la parola diversità. Perché è una parola che personalmente mi mette panico. Ok? Diversità, basta, siamo stanchi di questo termine, diversità. Perché io sinceramente non mi sento diverso da nessuno, immagino che nessuno qui si sente diverso da nessun altro. Ok, quindi abusare di questa parola come si è fatto negli anni per descrivere semplicemente una minoranza, ok? Sì, è terribile. Può avere anche una valenza positiva. No, però, ma non ce l'ho più. Però al tempo di oggi, siccome il prossimo di noi lo afferma comunque, dicendolo. No, ma è il nostro movimento che si batte per questa cosa. Infatti democrazia deriva dal greco, appunto, che omoios e crazia significa potere degli uguali, e il nostro simbolo è proprio la parola homo, okay, che vuol dire uguali. Quindi il nostro principio è noi siamo uguali, quindi basta, questa parola diversità non esiste. Okay, partiamo da questo presupposto, perché se no a questo punto anche Barack Obama, che è nero, ok, è diverso semplicemente perché è nero. Ci rilasciamo al discorso, sì, della classica. Ok, cioè non mi va di pensare che Vincenzo Ferrellis è totalmente diverso perché a Brescia è omosessuale. Semplicemente siamo tutti uguali, e approfitterei della cosa per leggere quello che noi portiamo curiosamente al collo, che è il nostro credo, cioè quello in cui il nostro movimento crede, e che appunto si riallaccia al concetto dell'abolizione della parola diversità. Allora, io lo leggo. Allora, ognuno di noi ha il grande potere nel suo intorno, grande o piccolo che sia, di cambiare lo stato di cose, di lottare per ciò che ritiene giusto. Ecco perché democrazia ha sposato la massima di Gandhi, sii tu stesso il cambiamento che vorresti vedere nel mondo. Sotto la guida di questa idea realizziamo le nostre campagne. Omocrazia sostiene e vuole affermarsi nella società attraverso l'uguaglianza, infatti il nostro simbolo è la parola homo, okay, cioè è proprio la scritta homo, che vuol dire uguali, e non attraverso la diversità. Noi omocrati non accettiamo la definizione di diverso se viene riferita all'identità sessuale o di genere. Si accetta la definizione di diverso solo ed esclusivamente se si afferma che ogni essere umano esistente sulla Terra sia diverso dall'altro. Quindi, abusare di tutti questa parola è una cosa che un po' non ci piace. E la campagna che abbiamo preparato noi per il 17, per domani, nasce proprio dalla... è una campagna provocazione che nasce proprio dall'irritazione che spesso noi omosessuali proviamo nel vedere scritto sui muri, ok, delle frasi che, cioè una frase tipo, che quando noi la leggiamo pensiamo, e quindi la frase è tizio è gay, che io personalmente la leggo e dico, beh, quindi tipo Michele, no? Tipo Michele è gay. Quella frase sta proprio a sottolineare il messaggio che vuole arrivare, tizio è gay, magari gay scritto, no? A caratteri cubitali, proprio per evidenziare, Michele è diverso da tutti. Noi la campagna che abbiamo curato e che lanceremo domani, in due modalità di cui adesso vi parlerò, abbiamo voluto invertire le cose, ok? Cioè abbiamo voluto per una volta far capire agli etero come si sente un omosessuale a leggere una frase del genere. Infatti noi attenderemo per le strade urbane di Cosenza dei manifesti in cui per la prima volta, penso per la prima volta, la gente potrà leggere Marco è etero. Ok? Perché secondo noi l'effetto che farà questa campagna sarà di suscitare nelle persone che leggono la domanda, e quindi esattamente quello che suscita a noi, no? Magari di per lì qualcuno potrà anche non capirla, però probabilmente la prossima volta quando leggerà Michele è gay lo capirà, quindi magari è una campagna che avrà effetto anche nel tempo, no? Secondo me 9, soprattutto secondo le giovani. Secondo me 10, secondo me 9. Gente, no, quello è vincente. No, dico l'altro. No, lei dice l'atteggiamento di... L'atteggiamento... 9? Sì.
tantissimo, Dio mio. Comunque volevo dire anche un'altra cosa, noi oltre ad appendere i manifesti, lo faremo questa notte per le vie di Cosenza, abbiamo organizzato anche un flash mob su Facebook al quale vi chiediamo di aderire. Il flash mob come? Su Facebook? Omocrazia. Il nostro flash mob è molto semplice, noi caricheremo un'immagine di profilo, okay, che dovrà essere messo da chi vorrà partecipare all'evento come immagine del profilo, in cui c'è scritto esattamente questo: Marco Etero. Quindi noi vogliamo praticamente sì, vabbè, però tu dovrai comunque condividere la nostra lotta. E nulla, chiunque vorrà questa sera lo potete trovare sia sul gruppo di Democrazia sia comunque online, potrà cambiare la propria immagine del profilo e contribuire con noi a lanciare questo messaggio. Cioè noi vogliamo semplicemente far capire che continuare a scrivere che tizio è gay per noi non significa niente, cioè, quindi okay, detto questo io finisco qui, grazie. Grazie, complimenti. Volevi dire qualcosa? Sì, ma secondo me la serata si è chiarita, ma anche conclusa con lui, secondo me, perché è andato oltre. Cioè, secondo me questo intervento ha colmato un vuoto effettivo nella classe degli intellettuali italiani, perché di questo si tratta. Cioè, quando un movimento o un gruppo si pone come un intellettuale che dice accogliamo la parola diversità, secondo me riempie un vuoto, riempie una lacuna che il corpo sociale non ha colmato, e quindi anche gli intellettuali, perché è vero, Francesco, che è l'intellettuale che deve recuperare o deve inserirsi in questo tipo di discorso, perché Pasolini ha provato, però vedi, il problema è che c'è una differenza. Pasolini affermava il diverso, lui dice non c'è proprio la parola, lui dice bisogna abolire proprio la parola. Secondo me io stesso sono rimasto ma favorevolmente preso, ed è quando anche dicevo prima, a proposito di Facebook, se noi affermiamo la diversità con il linguaggio non la eliminiamo la diversità. Lui invece è categorico, è netto, è preciso ed è moderno ed è contemporaneo. Lui pensa e agisce in relazione allo zeitgeist, lo spirito del tempo. Lo spirito del tempo ci obbliga a superare l'omofobia, perché altrimenti parleremo di razzismo, ma nel senso dell'abolizione della diversità. Io dico poi di tutto le diversità, alcune nel caso, perché essere o sentirsi diversi significa non aver abolito la diversità. E quindi ci siamo. Grazie per questo spunto col quale io. Grazie, quindi diverse associazioni con magari idee leggermente diverse, ma lottano tutte per lo stesso, per il raggiungimento dello stesso obiettivo, che è quello di avere una società dove tutti vengono trattati allo stesso modo. Per concludere volevo chiedere a ognuno di voi se ci sono delle iniziative in atto che volete magari rendere pubbliche per la giornata di domani o comunque per il mese. Marco fa un cenno di sì. Allora, per domani, che è la giornata mondiale contro l'omofobia, noi dall'associazione radicale Certi Diritti, gruppo Calabria, abbiamo organizzato domani mattina un volantinaggio a Preamare davanti ad una scuola media e davanti ad una scuola superiore, dove assicuriamo i ragazzi che se qualcuno dovesse avere un voto proprio e si accorgesse di provare dei sentimenti per una persona verso una persona del proprio stesso sesso, niente panico, perché non succede niente, tutto è normale, non c'è bisogno di gridare giusto, non abbiamo un problema, perché proprio non succede. E poi diamo tutta una serie di consigli e vi discorrendo. E poi il nostro 17 maggio continua il 18 maggio in piazza 11 settembre a Corso Mazzini, abbiamo organizzato
un volantinaggio di una manifestazione in solidarietà al ministro Cecil Kyenge, vittima diciamo di razzismo proprio da parte di forze politiche, riparando di razzismo nel senso più conosciuto del termine, quindi manifesteremo a Piazza 11 Settembre a partire dalle 17 davanti alla prefettura su Corso Mazzina a Piazza 11 Settembre sabato pomeriggio. Perfetto, quindi volantinaggio, Movimento Democrazia, abbiamo detto attacchinaggio un po'. Giro, voi avete preso qualche iniziativa? Diciamo che come EOS domani nello specifico non ci notifichiamo proprio perché nell'ottica di un calendario mensile domani la giornata è dedicata alla democrazia e alla loro campagna. In realtà il mese è partito il 4 con un evento a Crotone, con un incontro organizzato da due associazioni di Crotone per parlare proprio di diritti civili e diritti delle coppie di fatto. C'è stata l'11 sera una serata delle liste staff a Cosenza, che era una giornata, appunto sono serate comunque dedicate al mese contro l'omofobia. C'è la giornata di oggi, c'è la loro giornata di domani, c'è il 21 la presentazione del libro di Paterrini, Carimantaggi, organizzata dalla RAI di Cosenza, che si terrà a Mendicino e nella quale parteciperemo e interverremo. Il 25 sarà la seconda serata delle liste staff, sempre al Bruno Rende. E il 26 ci sarà il secondo torneo di calcio contro l'omofobia della Cosenza, che si chiama appunto un calcio all'omofobia, e quindi comunque sarà una giornata di incontro, di tra virgolette chiusura del mese, con cui poi chiuderemo con una giornata in sede a Cosenza, appunto l'incontro della sede alla Casa delle Culture il 30. Grazie, io veramente non ho modo di ringraziarvi per questa piacevole chiacchierata. Vincenzo, tu vuoi salutare, vuoi dire qualcosa? No, perché non l'ho fatto prima. Volevo ringraziare Nadia e l'associazione ARTA tutte le presenti. Volevo dire anche che è stata sicuramente per non offendere le altre, tra le più belle presentazioni del mio romanzo, anche per la presenza dell'associazionismo LGTB calabrese, sentivo, non è solo Cosenza. E niente, vi ringrazio e spero di poter partecipare anch'io a qualcuna di queste iniziative. Stampelle permettendo. grazie a tutti. Grazie, tu sei un esponente comunque di Equality Italia, di cui fa parte anche Massimiliano Cervelli, che voglio salutare e ringraziare comunque per, se vuoi intervenire anche all'ultimo, abbiamo ancora un minuto di tempo. Comunque, dicevo, voglio ringraziare anche per il sostegno che ha dato all'organizzazione di questa manifestazione, consigli preziosi e il suo sostegno. Vuoi salutare Massimo? Sì, un brevissimo saluto, chiedo scusa innanzitutto per il ritardo. Niente, ho sentito poco, ma conoscendo tutte le persone che sono intervenute al dibattito personalmente, posso dire che la ricetta contro l'omofobia è fatta essenzialmente da tre ingredienti: l'impegno, la cultura e l'amore, e sicuramente qua dentro c'è tantissimo. Grazie, bene, conciso, grazie. Bene, a questo punto io posso considerare concluso questo dibattito, ringrazio tutti di aver preso parte e vi invito a rimanere comunque nella nostra associazione perché la serata continua. Vi potete volgere all'ingresso per informazioni più dettagliate di come si svolgerà. Comunque ci sarà sicuramente una serata danzante con spettacolo, quindi l'invito è quello di rimanere ancora in nostra compagnia. Grazie, grazie.